Siamo al Golden Tower, siamo una terrazza meravigliosa. Stasera avremo uno spettacolo, credo, unico, in un ambiente veramente di alto livello. Sì, veramente siamo felicissimi stasera di essere qui, di aver portato a termine anche quest'anno la nostra consueta edizione per il Capodanno con l'associazione Noi per Napoli. E questa terrazza è meravigliosa perché al di là del panorama, al di là del pubblico che ci sta abbracciando con questo suo calore, abbiamo una pericena straordinario che è sempre, come dire, un piacere. E poi ovviamente la parte finale, che al di là della parte artistica è quella che ci consentirà di fare la nostra consueta beneficenza. Abbiamo trovato un nuovo obiettivo, vero Luca? Sì. Allora, buonasera a tutto il pubblico che ci segue, grazie a Campania Felix, al dottor Raffaele Carlino. Stasera siamo arrivati alla 7ª edizione del concerto di Capodanno. Bene, anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, abbiamo messo in atto tutto il nostro, la nostra passione, il nostro ardore, ci troviamo qui al Gold Town Lifestyle Hotel. Stasera è una serata particolare perché, ecco, come dicevi tu Olga, la finalità della nostra associazione culturale Noi per Napoli, APS, Associazione di Promozione Sociale, fondata, ricordiamo, la dottoressa Emilio Gallo, e vuole essere, ecco, quest'anno l'obiettivo del, come è stato già per il concerto dell'Immacolata, quest'anno per il concerto di Capodanno invece sarà la comunità di Sant'Egidio del Vomero, quindi porteremo, ecco, la nostra spesa di generi di prima necessità lì a questa mensa che cucinerà per i bisognosi della comunità di Sant'Egidio. Al di là di tutto, so che tu, questo libro sta andando alla grande, ne vogliamo solo fare un accenno? Sì, allora abbiamo presentato il nostro libro il 22 dicembre al PAN, dedicato al musicista napoletano Mario Persico, quindi la sua produzione operistica. E abbiamo anche cantato, sì, due delle sue romanze, molto belle davvero. Quindi continua, diciamo, la promozione del libro per Aletea Editore. Dopo la presentazione del PAN ci sarà, a fine gennaio andremo a Roma alle Stanze della Musica a presentarlo, e anche là, ecco, ci sarà anche una nostra esibizione musicale, perché noi finiamo sempre le nostre presentazioni con la musica e con il canto. Io vorrei lanciare un appello. Tanti sindaci organizzano per l'estate qualcosa di bello, ma perché non creare anche un calendario per questa musica che è particolare? Esatto, infatti mi voglio unire al tuo appello, ci vogliamo unire al tuo appello affinché, ecco, anche delle manifestazioni del genere possano essere circuitanti, itineranti, no? E quindi portare la musica, la bella musica, la grande musica anche nei luoghi di villeggiatura, nei luoghi di vacanza, dove la gente non può venire a teatro, arriviamo noi. Quindi ce lo possiamo proprio porre come augurio e come invito agli organizzatori, agli addetti del settore, affinché quest'estate possiamo essere anche noi, diciamo, in una nuova meta. Una nuova meta, esattamente.